La Fondazione Carispac sta lavorando con il comune per l'ipotesi di prendere in gestione l'auditorium del parco. A che punto sono le pratiche? Tecnicamente abbiamo valutato con gli uffici e con il nostro segretario Davide Gnagnema tutte le opportunità di carattere tecnico-giuridico-burocratico per la gestione di questo spazio. I bandi che sono stati fatti in precedenza sono bandi che sono andati deserti, originariamente se ne sarebbe dovuto occupare la società dei concerti. La società dei concerti dichiara che il costo per loro è insostenibile di gestione di questa struttura e quindi il Comune naturalmente cerca chi possa tenere in funzione la struttura facendone la manutenzione e curandone complessivamente l'esistenza, sia del legno, sia degli interni e così via dicendo. Su questo in linea di principio siamo assolutamente d'accordo per quanto riguarda il Comune. Nelle prossime ore, proprio visto che siamo rientrati, che ce l'abbiamo qui a portata di mano, verificheremo quali sono gli adempimenti, i protocolli o quant'altro che ci consentano di a pieno titolo poterne fare la gestione. Poi faremo un quadro economico, cercheremo di capire che cosa significa, agevolando certamente la presenza di chi lo vorrà utilizzare, perché adesso ha un costo abbastanza, mi pare, elevato, che non può che essere che così, perché il Comune deve far pagare per l'utilizzo di questo spazio. Noi faremo un quadro economico compatibilmente con la nostra capacità di investimento su quello specifico, quella specifica struttura, cercheremo di quadrare i conti. Qual è l'obiettivo che ha la Fondazione Carispac per rilevare questa struttura? Che cosa diventerà? Ma diventerà quello che doveva essere e che in qualche misura lo è già stata, cioè una struttura capace di ospitare eventi musicali, eventi di recitativi, ma anche cinema, ma anche convegni, però con una regolamentazione. Nel senso, non può essere uno spazio pantofola a disposizione di chiunque per fare qualunque cosa, dalla festa degli arrosticini a convegno con il Presidente della Corte Costituzionale. Non può essere così, ci deve essere un criterio nell'utilizzo di questo spazio. Va dichiarato, si deve sapere che quello spazio viene utilizzato per specifiche iniziative di tipo culturale e quindi, detto questo e dettate le regole, credo che poi il resto venga di conseguenza.